tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda dove l'ho fatto? Cosmetics for Less, già l'avevo dimenticato perché è un bel po' che l'ho fatto, ma era il periodo che non stavo bene, quindi non ho potuto girare il video. Però adesso un pochettino mi sono ripresa e quindi vai, prendiamo la palla balzo, forza, facciamo questo video. Perché sennò già avete finito di utilizzare questi prodotti e ancora devo fare il video, vabbè. Allora, ho acquistato questi prodotti perché quando li ho visti mi sono subito innamorata, li volevo assolutamente, li volevo tenere a casa. Vi faccio vedere la scatola grande che mi è arrivata, che è questa, e io la metto qua, perché è grandissima, mi fa male la schiena, quindi... Allora, andiamo a vedere cosa ho acquistato. Ovviamente l'avete già letto dal titolo, ma ve lo faccio vedere. Ho acquistato la linea della Disney. Mi stavo per cavare un occhio. La linea della Disney. Anzi, aspetta che li metto qua. Li metto più vicino. Allora, vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso alcune cose di Catrice, alcune cose di Essence, ma per prima vi faccio vedere un'edizione limitata sempre di Essence, che ho preso tre prodotti nello specifico. E ho preso questo balsamo labbra, che è a forma di piramide, ed è questo qui, ed è un colore iridescente. E sapete tutti che io colleziono i balsami labbra, quindi non potevo non prendere questa forma di piramide. Poi ho preso un balsamo labbra che è quello trasparente, vedete? Se non mi sbaglio, questo in base al vostro pH dovrebbe rilasciare un colore, il colore. E poi ho preso questa palettina di ombretti, e il pack è tutto in velluto, molto molto carina, devo dire molto molto carina. E questi sono gli ombretti. Vediamo se riesco a aprirla. E questi sono gli ombretti. Non la swatcho perché ho toccato scatole, scatoline, non mi va di insozzare, diciamo, gli ombretti che metterò sugli occhi, quindi non li toccherò. Però mi piaceva tantissimo il fatto che aveva queste stelline e questi ombretti un po' iridescenti, tutti glitterati, e non vedo l'ora di provarla. Quindi vi stavo dicendo che ho preso delle cose di Catrice e delle cose di Essence. Vi faccio vedere prima le cose di Essence. Per prima cosa ho preso due mascara delle principesse, ovviamente questa è tutta la linea delle principesse, e ho preso Rapunzel e Jasmine. Questi sono i due mascara che ho preso. Questa è Rapunzel, vedete che c'è anche il disegno, che è qua, e poi ho preso Jasmine, che è qua. Belli, io adoro i mascara di Essence. Sono questo volume e questo è Crazy volume, quindi è più curvatura e volume. Io adoro, mi piacciono tantissimo e quindi non potevo non prenderli. E la cosa particolare è che il pack di questi mascara, invece di essere il solito, vediamo se ce l'ho uno qua, mascara di Essence, sì, vabbè, questo era anche vestito a festa. Però invece di essere semplice, con il pack diciamo semplice così, quello rosa ha i glitter, vedete? Tutto glitterato ed è molto 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 bello. Poi andiamo avanti e ho preso il set di pennelli, questa è la scatolina. E sapete tutti che i pennelli di Essence sono fantastici, io mi sono trovata sempre, 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 sempre bene. Automaticamente li prendo ogni uscita che fanno, perché io mi trovo benissimo. Li volevo prendere singolarmente, ma poi ho visto che c'era la pochettina e quindi l'ho presa. Questa è la pochette ed è molto carina, cioè bellissima veramente. E vi faccio vedere i pennelli in questione, che tanto li devo lavare. Questi sono i pennelli, aspettate che tolgo dalla custodia. Io non ho controllato che era tutto sigillato, ma non ho toccato niente per farvi il video. Io con i pennelli di Essence mi trovo da Dio, ma veramente da Dio.
che abbiamo, vabbè, adesso li devo lavare, un pennello da viso, che è questo, ed è di Mulan, ma che bello! Cioè, ha la ghiera tutta grigio metallizzata, tipo canna di fucile, poi tutti i disegni sono tutti pastello, un rosa pastello, tipo rosa baby, anche la ghiera qui sopra è un rose gold molto molto chiaro, bellissimi, bellissimi veramente, stupendi. E poi abbiamo Rapunzel e Jasmine, un pennello di applicazione, un pennello da sfumatura ed è bellissimo, cioè guardate qua. I pack sono stupendi, stupendi, guardate, bellissimi, bellissimi veramente. Sono molto molto contenta di questo acquisto. Poi ho preso le tre palettine che sono queste e ve li faccio vedere ovviamente veloce veloce. Il pack è normale in cartone, però le scritte sono qui, sono in rilievo perché sono con i glitter. Ed è bellissima, questa è Jasmine, ha uno specchio enorme e vi faccio vedere i colori. Ecco qua, questa è la mia preferita ovviamente in base ai colori, sono tipo con il viola. Cioè, i colori sono bellissimi, uno più bello dell'altro. Poi ci sono questi viola che a me piacciono tantissimo. E se vedete, oltre la forma della stella, c'è anche la lampada di Aladino. In qualche ombretto matte c'è la lampada di Aladino. E sono bellissimi, bellissimi veramente. Non vedo l'ora di utilizzarli. In caso, se volete, possiamo fare anche un video dove li utilizziamo. Poi abbiamo questa qui di Mulan, che è la stessa identica cosa, quindi la scritta e le stelline sono tutte in rilievo con i glitter. E questi sono i colori, che sono più caldi. Vediamo se cerco di... Che mettono, fanno bene a mettere la plastica, non è che dice fanno male. Però poi rischio di rovinare il prodotto. Allora, questo è Mulan. Bellissimi i colori, sono proprio dei colori un pochettino più caldi. Vedete tutti questi, quest'arancione. Non vedo l'ora di utilizzare l'arancione. Sapete che non ho mai utilizzato l'arancione io. Belli, belli, belli veramente. E questi ovviamente in alcuni ombretti ha il ventaglio. Bello, belli, belli, belli veramente. Sono rimasta molto colpita e ho voluto prenderli proprio tutto, tutto quello che riguardava. Non ho preso soltanto le maschere. Le maschere non le ho prese perché non arrivavo a un budget che mi ero predisposto. Poi abbiamo Rapunzel, che è questa. E vediamo se riesco senza rovinare. Ci riusciranno i nostri eroi? Sì. Ed è questo. Questa anche mi piace tantissimo perché ha dei malva, dei colori proprio che mi rispecchiano tantissimo ed è veramente molto molto bella. E in questa ci sono dei fiori, disegnati dei fiori. Bello. Mamma mia, ma sono proprio uno spettacolo veramente. Speriamo che come scrivenze e tutto siano buone. Poi dovrebbe essere sempre di Essence, vediamo. Ho preso due sieri Disney, no, queste sono Catrice, ok. I sieri sono di Catrice. Poi andiamo a Catrice e vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, per prima cosa ho preso questi due sieri che sono un siero viso con acido ialuronico e ho preso diverse, diciamo, ho preso tutte e tre le formazioni perché ho preso Pocahontas, che è questa qui con il giallo e c'è il fiore giallo all'interno. Poi ho preso Ariel, che ha questi petali con il viola all'interno. Vedete il disegno di Ariel? Molto molto bello. E
E poi c'era la pochettina con Belle, che è questa qui. Il siero, la pochettina c'è, cioè, dentro questa scatola, e il siero di Belle l'ho anche regalato alla fidanzata di mio figlio, perché anche lei è appassionata di La Belle e la Bestia, e quindi gliel'ho presa anche a lei. Questa è l'altra pochette. Le pochette sono molto molto belli e i prodotti sono qui all'interno. E abbiamo una maschera viso idrogel con Pocahontas, che è questa. Poi abbiamo il siero viso, questo con i petali rosa di Belle, che è questo. Vedete i tre sieri che sono uno diverso dall'altro. E per finire c'è questo. Che cos'è? Ed è un rullo per il viso di Giada. Ah sì, è il rullo. Che cos'è? Questo lo sapevo, cos'era. Ed è il rullo per il viso. Ed è con il disegno di Ariel. Infatti le pietre sono azzurre come il mare. E queste sono le pietre di Giada che voi potete massaggiare, visto che le pietre sono proprio freddissime, quindi vi attiva la circolazione. Ed è bellissimo anche questo. Poi ho preso il mascara, questo qui, perché gli altri non mi convincevano molto, di Ariel, sempre blu, ed è un mascara waterproof. Poi ho preso tre rossetti, che non so quello che diciamo ne farò, ma io l'ho presi proprio per collezione. E ho preso Ariel, il disegno è questo, vediamo se si vede. Anzi, aspettate che ve li faccio vedere tutti insieme, così cerco di fermare l'immagine. Ed è questo qui, vedete? Sì, si vedono. Molto, molto belli. E ho preso Pocahontas, che è questo. Ed è questo rossetto qui, molto iridescente. Bellissimo. Poi ho preso Ariel, come vi ho detto poco fa, ed è un altro rosa e ha la corona, non so se si vede qui. Ha la corona, molto molto bello. Anche se sono tipo dei balsami labbra, non mi piacevano troppo. E poi ho preso Belle, che è quello che io adoro di più in assoluto, ed è questo. Io adoro Belle, quindi non potevo non prendere anche i rossetti. Poi, sempre di Catrice, ho preso gli altri prodotti, sia per quanto riguarda gli occhi e il viso. Allora, per quanto riguarda il viso, ho preso la palettina di illuminanti di Ariel, che è questa, e gli illuminanti sono questi. Ha anche uno specchio, e questi sono gli illuminanti, uno più bello dell'altro. Non vedo l'ora di provarli, e di questi sinceramente già ho visto che alcune ragazze ce l'avevano e li hanno utilizzate. Poi ovviamente ho preso anche quello di Belle. Questi è il pack sempre in cartone, ma i fuochi d'artificio sono in rilievo. Ha anch'esso lo specchio, e questi sono gli illuminanti. Belli, 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 belli. Non vedo l'ora veramente di utilizzarli. Poi andiamo con le palette, perché anche Catrice ha fatto le palette per le principesse, e abbiamo quella di Ariel. Vediamo i colori. Sì, belle, mi piacciono. Gli ombretti di Catrice mi piacciono. Io ho due palettine che adoro in assoluto, e sono queste. Anche con la plastica si riesce a vedere benissimo. E sono questi, vedete? Ovviamente ci sono le conchiglie. In alcuni ombretti ci sono degli ombretti un po' più particolari, tipo questo, questo. Mi dispiace non swatcharli, in caso li faremo su Instagram, così poi ve li farò vedere direttamente là. Poi abbiamo questo qui di Pocahontas, e vediamo le colorazioni, belle, belle veramente. Questa credo che sia un po' più calda. Ditemi voi che siete molto più esperte di me, bellissime. Proprio le colorazioni sono bellissime, specialmente queste tipo maculate, sono stupende. Non vedo l'ora di pucciarci le dita e fare un make-up. E poi, ovviamente, per finire, la mia amata Belle,
Infatti qui abbiamo anche Chicco, non so se si vede, qui c'è Chicco. Bellissima, poi c'è anche la rosa qui in rilievo, molto molto bella, la palettina è molto molto bella. E questa è la parte di dentro, c'è un giallo, c'è un dorato, va bene, sì, si potrebbe anche utilizzare anche questa. Quindi io direi di fare un trucco in base alle pers al personaggio, no? In base a Belle, Pocahontas, Ariel, che dite voi? Allora, a me così esteticamente mi sono piaciute tutte, devo essere sincera, mi sono piaciute tutte. Anche questi qui di Essence. Mi sono piaciute tantissimo anche queste, perché qui abbiamo avuto Jasmine, Rapunzel e Mulan. Invece da questo lato abbiamo avuto Ariel, Pocahontas e Belle. Devo dire che sono rimasta molto molto contenta dei pack e tutto. Ovviamente li voglio provare e in caso se volete li possiamo anche testare insieme perché sono molto curiosa di sapere come sono effettivamente. Perché sì, è bello il pack, ok, va bene, ma non è che dice viviamo solo di pack. Io li ho comprati proprio in esclusiva proprio per fare la collezione della Disney perché quando fu l'anno scorso, se non mi sbaglio, me la sono persa. Quest'anno non la volevo perdere, quindi ho cercato di prendere proprio le cose che desideravo di più. Le maschere le prenderò tipo quando saranno scontate, ma sono rimasta contenta di tutto, veramente di tutto. Niente ragazze, che dirvi? Per quanto riguarda questo video è tutto, spero ovviamente che vi sia piaciuto tutto. Ditemi se volete vedere tipo un video make-up per quanto riguarda ogni principessa e in caso lo faremo assieme. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!